Hi bitches, allora questo sarà il vlog del mio viaggio per Miami. Adesso vi spiego. Attenzione, prego, cappa. Allora, in pratica, parlo piano perché sono in bagno. In pratica, dovevo partire una settimana fa, come avevo detto nell'ultimo vlog, però vabbè, ho rimandato. Poi devo partire ieri e devo fare Firenze, Londra, Londra, Miami. Hanno cancellato il volo per Londra, quindi mi hanno rifatto un altro biglietto per oggi. Hanno ricancellato il volo oggi, che era andata, che c'avevo alle 10 di mattina. E quindi me ne hanno rifatto un altro oggi, che faccio Firenze, Madrid. Devo dormire a Madrid e poi domani parto per Miami. Infatti il volo parte per le 8:30, adesso sono tipo le 6:30. Sono appena arrivata in aeroporto. Spero che vada tutto liscio. Già mi sto cagando sotto che devo andare a Madrid da sola, a dormire in hotel da sola, per tutto da sola, ma che cazzo. Però vabbè, già mi sono sprecata 2 giorni a Miami per colpa di sti scemi di merda British Airways lì. Comunque tra poco vado a fare il check-in e un cazzo, sto morendo di caldo. Comunque sono qua perché devo comprare una crema per il viso, perché io non ho portato la mia perché era quasi finita, quindi non aveva senso portarla. Però qua ci sono solo profumi. Ho bisogno di una crema per il viso. Ok raga, ho fatto tutto, ma sono qua ad aspettare. Sono comprata anche un panino. La tipa ha preso la mia valigia, che io manco ci avevo la valigia estiva, però vabbè. E mi fa valigia a Miami e io faccio sì, però ho risposto tipo velocemente, capi? Cioè non ci ho manco pensato. E quindi, cioè cosa vuol dire? Cioè vuol dire che mi mandano la valigia a Miami direttamente? Cioè che io quando arrivo a Madrid stasera non posso prendere, cioè non ho la valigia perché l'hanno mandata a Miami? Infatti mi vergogno a chiedere, cioè non è che mi vergogno a chiedere, non voglio chiedere perché sembra una stupida. Però secondo me è così, infatti mi sono comprata spazzolino, dentifricio, deodorante dalle macchinette, almeno quello. Poi tanto alcuni vestiti ce l'ho anche nel borsone, quindi cioè non è che sia la fine del mondo. L'unica cosa è che non so appunto che se quando arrivo lì c'è la mia valigia o meno. Infatti però dovrò chiedere, perché di sicuro, cioè immagina che arriva la mia valigia, io penso che non ci sia, vado all'hotel e la valigia rimane in aeroporto. Ok raga, sono in aereo. In teoria manca quasi, cioè più di mezz'ora, 40 minuti e arrivo a Madrid. Però raga, non avete capito cosa è successo. Cioè mentre stavamo imbarcando fanno un avviso e dicono i vostri bagagli non saranno imbarcati in aereo con voi perché c'è cause di vento e quindi pesa troppo l'aereo. Raga, non abbiamo nessuno a... cioè tutte le valigie che sono state mandate in stiva non arriveranno. Cioè, cosa? Cioè io non ho le valigie, cioè ho solamente il borsone, ma io nel borsone non ho i vestiti, cioè ho tipo le maglie, non ho né mutande, c'ho il ciclo, non ho manco i tampax. Cioè io non so, meno male in aeroporto mi sono comprata il dentifricio e la roba, almeno quello. Però raga, cioè, io spero che non ci mettano più di 2 giorni a rimandarmi, perché tra l'altro neanche cioè non è che devono arrivare a Madrid la mia valigia, la mia valigia deve arrivare a Miami. Cioè immaginate quanto ci metteranno, raga. Cioè io, secondo me raga, io arriverò prima in Italia prima che mi riportino la valigia. Raga, io non ci credo, tutte queste disavventure. Cioè cosa ho fatto io di male? Cioè Dio non mi vuole far arrivare a Miami, giuro. Che speriamo che ci manca solo che cade l'aereo, poi io... Però cioè, figa, in 2 giorni tutte ste cose. Dai, devo andare in hotel da sola a fare il bel buco, un cazzo, però vediamo come andrà. Cioè, questi sono i miei unici pantaloni che ho finché non mi torna la valigia. Cioè io non posso vivere così. Allora, siamo scesi e io non sto capendo un cazzo. Sono qua nella fascia, no? E le valigie stanno arrivando. E loro però avevano detto che le valigie non erano state portate con noi in aereo. Però stanno arrivando le valigie. Cioè, poche, però stanno arrivando. Quindi, cioè, non ho capito cosa sta succedendo. Sicuramente la mia non c'è.
sono arrivata in hotel, sto facendo il check-in, prima volta che vedo un check-in così. Meglio, non c'avevo voglia di parlare con nessuno perché raga, ora vi spiego cosa è successo. Mi gira il cazzo in una maniera che non voglio vedere, cioè da dove cazzo mi tira fuori la chiave sto coso. Che è andato tutto liscio, mi ha dato la chiave, è uscita fuori da sto coso. Ormai la tecnologia qua. Comunque adesso vado in camera che... uscito dentro in camera, sincero sto check-in così spacca. Ah, questa è l'entrata. Qua c'è il bagno. Così. Doccia così nel niente, nel nulla proprio, cioè... vabbè. Questo è il bagno. Qua così. E qua c'è uno specchio intero. Un armadio in cui non ci metterò niente perché non ho la mia valigia. Poi qua due letti, vabbè, ho preso una doppia perché non c'erano altre opzioni. Poi qua c'è uno specchio così e c'è anche il balcone. E un cazzo. Comunque mo vi spiego in poche parole cosa è successo, anche se ve l'ho accennato prima. Praticamente hanno portato i bagagli che erano in stiva in aereo, infatti sono rimasta a Firenze. E quando siamo arrivati a Madrid, insomma tutti noi non avevamo il bagaglio, infatti siamo andati a fare la denuncia, o come cazzo si chiama, sull'applicazione. E un cazzo. E io lo faccio, dopo 5 minuti mi arriva l'email e mi fa non è andato a buon fine perché il bagaglio non è con la nostra agenzia di volo. E quindi un cazzo, io adesso non ho il bagaglio e il bagaglio mio è ancora a Firenze e devo fare la denuncia domani quando arrivo a Miami. E io ho il presentimento che non avrò la mia valigia. Cioè secondo me arriverà tipo un giorno prima che devo tornare a Firenze. Comunque mo mi faccio la doccia perché oggi ho sudato come una troia. Oggi ho proprio sudato come una troia. Ok raga, ho appena fatto la doccia, ho fatto tutto. Meno male che ho comprato le robe in aeroporto, sono nella merda raga. Comunque sono le 3. Io tra 3 ore e mezzo devo iniziare a prepararmi perché alle 7 e mezzo devo uscire di qua. E un cazzo. Quindi mo sto a letto, non so se dormirò perché poi intanto dormirei un'ora e poi tanto ho 9 ore di volo, quindi è meglio se dormo meno, almeno mi addormento in aereo invece di non fare un cazzo per 9 ore. Buongiorno raga, sono le 7 qualcosa. Sono già lavata i denti e tutto. Mi faccio il trucco giusto per sembrare un attimo viva. Ho dormito un pochino alla fine, cioè tipo per le 3:40 così mi sono addormentata. In teoria alle 7 e mezza ci sarebbe il transfer dall'hotel all'aeroporto che devo prendere anche ieri. Però non sono riuscita a prendere perché sono dovuta stare in aeroporto a fare lo sbatti della valigia, che poi alla fine non potevo farci niente, però l'ho scoperto dopo quando era già partito. Infatti ieri ho preso Uber, però poi voglio prendere il transfer perché perché almeno non devo fare un cazzo, e due posso stare 25 minuti nel chill proprio. Fatemi mettere a caricare le mie AirPods perché ci manca che rimango con le AirPods scariche 9 ore di viaggio. Cioè sto zitta perché non me la voglio gufare, però la vedo davvero dura che anche oggi andrà liscio dopo tutto quello che è successo. Whatever, voglio solo dormire. Minchia, però io non riesco mai a dormire in aereo. Cioè o c'ho tutti i posti liberi accanto a me, tipo quando da Los Angeles, quando siamo tornati, il viaggio di ritorno,
era praticamente vuoto, cioè avevamo tutti tre sedie, infatti di minchia, proprio siamo sdraiati tutti lì, proprio stavo da Dio. 19 ore, raga, l'unica cosa che mi manda avanti in sti viaggi sono il cibo, perché io dico magari portano qualcosa di buono, a volte portano qualcosa di buono. Infatti vediamo oggi. Ok, trucco finito. Adesso mi vesto, che alla fine l'outfit è sempre quello di ieri perché non ho altro. Però mi cambio la maglia sotto, mi metto un'altra maglia adesso. Ok, sono arrivata in aeroporto, adesso sono al Mac a fare colazione. Io il check-in l'ho già fatto ieri, quindi non lo devo fare un'altra volta. Adesso faccio vedere cosa ho preso. Raga, questa roba in Italia ce la sogniamo, tipo uovo, salsiccia, qualcosa di formaggio, poi l'acqua. Flyfest will be distributed by a crew member. The safety card shows how to use it. If any of the cabin crew as they do their final cabin check. And as always, let us know if there's any... rispediscono, però secondo me è cap, però vabbè, vediamo. Comunque raga, sto morendo, cioè raga, fa un caldo, adesso respiro perché sono in Uber e c'è l'aria condizionata, però raga, fuori non si respira, ve lo giuro. Comunque vi faccio il tour di dove starò questi giorni. Così, qua c'è la cucina, lì il balcone gigante, lì c'è la camera. Qua c'è un'altra camera, adesso vi faccio vedere il balcone. Aprirla prima. Così, questa è la vista. Qua c'è il bagno e qua c'è un'altra camera. Comunque sono arrivata da poco, ho fumato, ho mangiato. E tra poco esco, che devo andare a comprare la roba che non ho, ovvero per stasera, se trovo un vestito carino o qualcosa, però non penso che troverò. Poi continuo col telefono perché la telecamera si mi sta facendo incazzare perché non ho memoria, la scheda, insomma. Comunque dicevo, ho mangiato, fumato, tra poco esco, che devo andare a comprare un vestito per stasera, se lo trovo prossimo non me ne troverò un cazzo, visto che non ho la valigia, non ho vestiti. Poi tacchi, sicuramente non ho tacchi, stasera mi voglio mettere tacchi, cioè la prima sera per forza. Cioè, tutta la roba che non ho, tipo roba del bagno, mutande, perché non ho manco le mutande, insomma un po' di cose. E spero che domani la mia valigia arrivi, perché se no non ho vestiti, non ho un cazzo. Raga, giuro, sono venuta da Target, è bellissimo, c'è tutto, amo. Ok, appena tornata a casa sono tipo quasi le 10, ho fatto shopping, mi sono comprata l'outfit per stasera perché non c'ho, e un po' di cose, tipo robe del bagno che erano tutte nella valigia che non ho, e mutande perché non ce l'avevo. Yes, yes. Ok, sono le 11, scusate, comunque raga, sono fattissima e non mi devo iniziare a preparare
per andare a ballare stasera. Comunque su TikTok ho fatto l'haul di tutte le cose che ho comprato. Adesso non ci voglio di rifarle anche perché è tutto cazzo. Comunque tanto adesso le userò e quindi man mano farò vedere quello che ho comprato. Comunque adesso vado a fare la doccia e i capelli non mi lavo perché uno non sono sporchi, due non ho tempo e tre non ho voglia. Ok, appena uscita la doccia mi sono fatta lo scrub. Adoro, amo, fregai, vi chiamo amo ormai. Comunque ho preso anche questa oggi. Comunque non faccio il detergente in faccia. Mi ho spostato di qua perché eravate sopra il lavandino e quindi non riuscivo ad aprire l'acqua perché non ho portato il tripod, oppure ce l'ho nella valigia, non mi ricordo, però non lo trovo. E comunque sono fattissima, ho sonno. Perché io non ho dormito un cazzo, comunque in aereo non ho dormito davvero un cazzo. Non so come andrà stasera a ballare. Non mi voglio bagnare i capelli, ma già li ho bagnati tutti. Minchia, è densissima sta roba. Comunque raga, mi sembra il vibe del mio primissimo video su YouTube. Cioè non primissimo, a parte quelli vecchi che facevo in prima superiore. Però, che vi ricordate, avevo fatto il Get Ready With Me. Anche raga, sta roba è densa, quando ci devo mettere più acqua perché qua che palle, non mi voglio bagnare le ciglia perché secondo me non c'è il phon qua, cioè non ho guardato in tutti i bagni, però con questo non c'è. Ok, mi sono cambiata, mi sono messa questa maglia, almeno le faccio da togliere, mi copro perché si vede. E poi mi sono messa i pantaloni che ho preso da Target, adoro. Comunque adesso faccio i capelli. Che schifo di posizione di merda che. Allora adesso mi piastro i capelli e cioè non registro perché mi devo piastrare i capelli e poi voglio ascoltare la musica e, però voglio fare tipo una cosa diversa con i miei capelli. Anche se sono una cogliona perché non ho preso un pettine. Non ho comprato un pettine, raga. Come faccio? Non ci credo che è ritardata. Il pettine. Ho preso il termoprotettore, non ho preso il pettine. No, raga, niente. Ho guardato nei bagni, non c'è un pettine, ovviamente. Quindi dovrò pettinarmi i capelli con le mani. E adesso mi piastro i capelli e faccio vedere cosa ho in mente di fare. Cioè è una cazzata. Secondo me non cambierà un cazzo. Però voglio provare visto che non l'ho mai provato. Quindi ci vediamo quando sono piastrati. Ma raga, non avete capito. Vado per attaccare la piastra. Non ho l'adattatore. Non ho l'adattatore. Come posso piastrare i capelli? Cosa devo fare io? Allora raga, il piano adesso è che io mi pettino i capelli con le mani, li bagno giusto proprio, cioè non bagnare proprio, solamente prendo un po' d'acqua, li faccio umidi, ok? Metto un po' un goccino di olio, mi faccio una treccia, oppure due, dipende, ora ci penso. E le lascio il più possibile, poi mi trucco e poi dopo lo tolgo, perché di solito i miei capelli prendono la forma abbastanza velocemente. So già che non mi durerà, però ho la lacca. Quindi la cosa che volevo fare, ovvero che io avevo intenzione di fare tipo questi vestiti davanti, di metterli dietro, proprio laccarli proprio preciso preciso e fare i capelli lisci, però non c'ho la piastra. Quindi farò la stessa cosa. Oppure no, non so se lasciare i pezzi davanti a cazzi loro. No, perché vengono di merda, perché si piegano, quindi li metto dietro e faccio le trecce. Quei figli di puttana che mi hanno, che non mi hanno ancora portato i miei bagagli. Se domani non me lo portano, ve lo giuro che mi faccio dare 10.000 euro. Perché ero felice perché pensavo di aver comprato tutto e ho detto dai, almeno per un paio di giorni sono a posto con la roba. No. Ok, trecce fatte. Sembrano Pippi Calzelunghe. Comunque adesso mi vado a truccare, non registro perché voglio ascoltare la musica, cioè non riesco col silenzio. E tu, non ci credo, ho lasciato un pezzo qua, vabbè. Mi trucco e tu. Ok, trucco finito, mi sto provando il vestito. Adesso non si vede, però ve lo faccio vedere in un secondo. Comunque sembra tipo, cioè non è che mi faccia impazzire, cioè non,
Però vediamo se i capelli fixeranno questo problema. Mi sembra tipo una latina che balla la salsa, adesso vi faccio vedere. Cioè, non è così, fa un po' ridere, sincero. Però adesso vediamo. A parte questo non so se va tenuto così o se devo legarlo, però lo lascio così. Adesso mi slego i capelli, faccio quella roba e vediamo. Ok, prima ci ho spruzzato la lacca, adesso li sciolgo e ce la rispruzzo un'altra volta. Almeno hanno una minima forma. Cadranno tutti in 2 secondi, infatti ci metto subito la lacca. Fanno cagare al cazzo, però almeno non sono gonfi oppure non hanno una forma che non ha senso. Che palle, domani devo tornare a comprare l'adattatore, la spazzola. Che qua l'ho preso un po' molto di più comunque. Ma cos'è sta roba? Ok, la cosa che voglio fare io è prendermi queste sezioni qua davanti. Tanto questo vi levo un attimo. Una roba del genere. Però non c'ho né forcine né niente, quindi io le slicco, però rimangono dietro l'orecchio. Poi userò il mio spazzolino nuovo per slicare, perché sennò non so come fare. Tanto domani ne vado a comprare un altro. Se no non so come slick, con le mani non posso, di sicuro. Però qua non si stanno dividendo come voglio io. Adesso più di così non so cosa fare, ma sciolgo quest'altri. È vero, una cosa del genere, è sempre uguale, identica a prima. Letteralmente la stessa cosa. Abbastanza schifo, quindi direi che ci siamo. Adesso vi faccio le labbra e vedo se tutto mi piace, anche se... Comunque, questo è il kit completo, non so dove appoggiare il telefono per farvi vedere. No, raga, papà non si vede un cazzo. Non so dove appoggiare il telefono, comunque questo è il kit completo. I tacchi sono abbastanza comodi. Questa è la mia faccia. Sentiamo la banale. Non ci credo. Buongiorno, allora il giorno dopo mi sono già svegliata tipo da 2 ore, mi sono svegliata tipo a mezzogiorno. Adesso sono le 2:30 e ho ordinato il cibo. Oggi volevo andare in piscina perché su c'è la piscina, però non c'è il sole, dovrebbe anche piovere, cioè non penso che piova, però non c'è il sole, quindi col cazzo. Infatti mo sto qua a guardarmi i cartoni animati, appena arrivo il cibo mangio che ho fame e mi fa male la testa, raga. Ieri ho bevuto, cioè non ho neanche bevuto tanto, però mi fa male la testa proprio da sbronza. Io sto a dormire, infatti ho richiuso le tende perché voglio dormire. Ah, comunque sulle valigie non mi hanno detto niente, sono passate 24 ore e io ancora la mia valigia non ce l'ho. E io ho comprato solo vestiti per un giorno, quindi non so come fare per stasera. Voglio morire. Comunque mi sono dimenticata di registrare, sono tornata da Target, sono le 8:30, 9:00. A prendere appunto le cose che mi mancano, ovvero il phone, le spazzole, poi ho preso anche altre cose, ovviamente. E adesso mi manca da prendere l'adattatore e poi mi manca... Cosa mi manca? Qualcosa da mettermi stasera, che non ho. Quindi adesso guardo un po'. Ok, raga, sono le 11. Inizio a prepararmi, c'è uno a lavare i capelli, però uno non ho voglia, sinceramente, e due non ho tempo, cioè sì, ho tempo, ma raga, anch'io sono stanchissima, raga, il jet lag di merda, il fuso orario, figa, come cazzo sia, sono sporchi, però fa un culo, mi ripiastro e niente, domani vado in piscina, se non vado in piscina comunque... prendiamo le barche, i jet ski, quindi in ogni caso ti bagno i capelli, quindi fa un culo. Adesso mi succo, che ancora sono truccata, cioè sono truccata ma è rimasto quel poco che è rimasto. Faccio la doccia e mi preparo.
Allora, questo è il look. È andato tutto storto. Vado per attaccare la piastra e ho preso l'adattatore sbagliato. Cioè mi ha dato quello con la presa europea per attaccare la presa americana, cioè al contrario di quello che volevo io. Quindi i capelli li ho dovuti tirare su. E outfit, ho provato sia la gonna che i pantaloni trasparenti, fanno cagare, quindi ho messo sta tuta che mi ero portata, grazie a Dio. Però questa roba deve essere da finire, perché io non so più cosa mettermi. E niente, l'Uber sta arrivando tra 2 minuti giù, quindi adesso esco e niente. Buongiorno, allora il giorno dopo siamo andati a ballare, ieri poi siamo andati allo strip club, anche la prima sera siamo andati allo strip club, mi sono dimenticata di dirlo. È un cazzo perché abbiamo fatto le 7 di mattina, comunque quella roba non chiude mai. Lo strip club è per 24 settimane, infatti tutti dopo la disco vanno allo strip club, che per fare tipo post serata, che puoi stare lì anche fino al giorno dopo se vuoi, perché è aperto sempre. È un cazzo, adesso sono tipo le 2, mi sono svegliata da poco, sono qua fuori a riprendermi, a bere per mandare giù l'alcol, a fumare. È un cazzo, oggi in teoria dovremmo andare in barca sui jet ski e robe così. Speriamo, perché ancora non ho toccato l'acqua e voglio prendere il sole. Sono tipo le 5 e mezza, ancora non ho pranzato. Comunque sono venute da me qua Ginevra e Gaia, che siamo qua in piscina, anche se non c'è il sole sono là a dormire. E mo' abbiamo ordinato da mangiare. È un cazzo, io sono qua, questo è l'unico copricostume che ho. Comunque questa è la beauty. E yeah, è il pack day shit. È un cazzo. Mo' sto morendo di fame, voglio mangiare. Ok, sono le 7:30. Non abbiamo preso un cazzo di sole perché non c'è, cioè c'era il sole ma era coperto da grattacieli. Comunque un cazzo, adesso faccio la doccia, mi lavo finalmente sti capelli e li asciugo, mi trucco e poi vado a casa da Ginevra con Gaia, almeno posso farmi la piastra lì visto che non ho l'adattatore, e poi niente, poi andiamo a ballare. Ok, doccia finita, ho usato lo shampoo e il balsamo nuovo che ho fatto vedere nel live di TikTok. Un cazzo, mi asciugo i capelli e mi trucco per stasera già adesso, perché non voglio portare i trucchi là e poi truccarmi, perché poi rimango nella roba lì, devo tornare a prenderla. Quindi faccio tutto qua. Mi sto mettendo la roba ai capelli. Mi sono messo questo olio che è della stessa marca dello shampoo e del balsamo. Adesso mi metto il terno protettore. Ecco, per favore. Che esce tutto questo? Adesso mi trucco perché non ho tempo di asciugarmi i capelli. Quindi mi trucco veloce. Perché adesso se mi muoverò tanto non è colpa mia, quando mi sento qui mi muovo perché sono malata di me. Faccio un trucco molto easy. Sono a casa da Ginevra, però Gaia non avrebbe riuscito, cioè Ginevra non sarebbe uscita a prescindere stasera, e quindi dovevamo andare solamente io e Gaia, però Gaia ha sonno, quindi un cazzo, adesso sto tornando a casa, però almeno ho preso un vestito per magari domani sera, se non mi arriva la valigia domani, però non penso. Un cazzo. Buongiorno ragazzi, giorno. Comunque io ogni mattina sono qua, è troppo bello, cioè come faccio a non essere qua ogni mattina? Comunque alla fine ieri non ho fatto niente, come vi ho già detto. Infatti oggi mi sono svegliata anche presto, sono svegliata alle 10 perché ho dormito, quindi. E ora sono le 1:30, sto fumando, è già tipo seconda. Oggi mi sa che vado a pranzare fuori a mangiare il pesce, ragazzi. Avete presente il pesce che mangiano gli americani su TikTok? Cioè io quello che faccio a Miami è perché l'ho visto su TikTok. Quel pesce che te lo mettono nel sacchetto, quella roba buonissima. Infatti tra poco andiamo. Sono arrivata qua, ho ordinato, cioè ancora no, però ora ordino. E un cazzo, vediamo, secondo me sarà buonissimo.
qua. Raga, ma what the fuck? No, raga, ciao. This shit looks... Raga, sono tornata a casa, sto fumando. Sono passata anche da Walmart. Da Walmart a prendere l'adattatore, quello giusto questa volta. Quindi niente, sono tipo le 5. Cazzo. Ok raga, il giorno dopo, alla fine neanche ieri siamo uscite. Mi sto incazzando perché Ginevra deve lavorare e Gaia oggi è partita per andare a Porto Rico, così a caso. Quindi niente, ho chiamato un'altra volta per l'assistenza. E comunque mi ha detto che la mia valigia probabilmente è ancora a Firenze. Quindi adesso cosa farò? Adesso io esco, vado alla tabaccheria a prendere vapes, sigarette o canne, quello che c'è lo prendo. Ok, sto tornando dalla spiaggia e... cazzo, non ho, cioè, secondo me non ho preso il sole, solamente la crema abbronzante che mi sono messa, che mi fa sembrare più abbronzata, però secondo me quando faccio la doccia torno come prima. Però un cazzo, mi sto tornando in hotel e niente, stasera voglio uscire, ma secondo me non faremo un cazzo perché tanto ormai è peggio di così. E niente, a farmi la doccia che mi sono bagnata i capelli. Ok raga, sono quasi le 11:30, sono tornata a casa e mi sono fatta la doccia. Ho lasciato i capelli asciugare all'aria, infatti adesso passo un attimo il phon per asciugare per me, perché qua dietro non sono ancora asciutti del tutto. E poi mi ripiasto e poi mi preparo per stasera, visto che l'ultima sera faccio una ritardata, cioè non sono andata a ballare tutte le altre sere, vado a ballare l'ultima sera, la sera prima di partire, che domani mi devo svegliare pure presto perché ho l'aereo a 1:00, quindi devo essere lì 2 ore prima, quindi mi devo svegliare 2 ore prima. Però comunque non me ne frega un cazzo, tanto dormo in aereo, ho un tempo col cazzo che sto a casa. Ok, capelli piastrati, minchia, è la prima volta che ripiastro i capelli da quando sono a Miami ed è l'ultima sera, comunque sono venute anche bene. E un cazzo, ho le guance rosse perché sto morendo di caldo. Comunque adesso mi trucco velocissimo perché tra mezz'ora dovrei essere lì e ci metto mezz'ora ad arrivare. Ok, sono pronta, questo vestito che ho preso da Gaia quando sono andata a casa di Tutua. Sono andata da Ginevra perché pensavo di andare a ballare, invece non siamo andate. Però l'ho preso lo stesso perché se mi serviva qualche altra sera, infatti questa sera mi serve. E un cazzo, adesso vado. Non mi piace il trucco per niente perché è troppo chiaro per me, raga. Cioè proprio mi ha rovinato tutto, c'è sempre troppo chiaro in faccia. Però vabbè. Il giorno dopo, sono ubriachissima ancora, sono le 11 e io sono tornata a casa alle 7:30. Ho dormito 2 ore, mi sono svegliata ubriaca, voglio morire raga. Comunque ho chiamato l'Uber per andare in aeroporto e un cazzo, infatti adesso esco, però raga sono ubriachissima. Infatti raga non riuscivo a chiamare Uber, mi stava prendendo malissimo perché ho detto oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Però ce l'ho fatta, sono riuscita a chiamare. Oddio cazzo, raga, sono ubriaca. Però secondo me sarà divertente, perché siccome sono ubriaca sarà più divertente, secondo me. Comunque un cazzo, mi aspetto che arriva Uber, questo è il mio outfit, una barbona. E un cazzo, mo quando arrivo a Firenze mi faccio dare la mia cazzo di valigia.